In tutto il mondo continua la corsa al vaccino. La casa farmaceutica Moderna annuncia il nostro è efficace al 94,5%. La Commissione europea dice pronti a firmare nuovi contratti d'acquisto. Matteo Alviti. Un annuncio che rafforza la speranza. È efficace al 94,5% il vaccino sviluppato dalla statunitense Moderna, un risultato perfino migliore del 90% raggiunto dalla Pfizer, altra azienda a stelle e strisce che produrrà il vaccino realizzato con la tedesca BioNTech. Entrambi usano la tecnica dell'RNA messaggero per stimolare la produzione di anticorpi, una scorciatoia rispetto ai metodi tradizionali che si servono di virus indeboliti. Entrambi hanno bisogno di due somministrazioni, ma a differenza del vaccino di Pfizer, quello di Moderna può essere conservato in un normale frigorifero fino a 30 giorni e dunque essere distribuito più facilmente. Non mi aspettavo un'efficacia simile, commenta il virologo Fauci, un risultato davvero straordinario. 20 milioni di dosi del vaccino di Moderna potrebbero essere distribuite negli Stati Uniti già entro la fine dell'anno, 1 miliardo nel 2021. Notizie che mettono le ali alle borse e fanno fare un altro salto in avanti agli Stati Uniti. In tutto il mondo sono 12 i vaccini nella fase finale di sperimentazione. Dopo il contratto con Pfizer, l'Unione Europea è ora in trattativa anche con Moderna. We hope to finalize the contract soon. Speriamo di chiudere presto, conferma la presidente von der Leyen. Domani intanto la Commissione autorizzerà l'acquisto di 450 milioni di dosi del vaccino in sviluppo della tedesca CureVac. Sarà il quinto contratto firmato a Bruxelles. Le notizie sul vaccino sono incoraggianti, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità.